vitalità, di ritrovare slancio, di ritrovare voglia di crescere, di ritornare quello che era. E il grande Torino fu sicuramente la squadra che in qualche modo incarnò questi valori, diciamo, di forza, di capacità, di riscossa, che era quello che l'Italia cercava in quel momento. Oggi siamo, come diceva la signora Susanna, siamo in una fase in cui oggi comincia quella che è stata chiamata la fase 2, e speriamo appunto che oggi sia veramente un giorno di ripartenza, di rinascita, anche se evidentemente tutto va fatto con molta prudenza, perché comunque insomma tutto è ancora da tenere sotto controllo, ancora il contagio è ancora stato importante anche ieri, quindi non è che siamo fuori dai problemi, no? Mi ricordo che l'8 di aprile, quando hanno riaperto in Cina a Wuhan, non c'era neanche un contagio, da noi ieri ce n'erano 1.000, quindi dobbiamo stare assolutamente con la guardia molto alta. Però certamente il fatto che ci sia questo momento del 4 di maggio in cui c'è la riapertura, la ripartenza in un giorno come questo, in qualche modo è veramente qualcosa di simbolico e di molto speciale. Dobbiamo cercare di tanto oggi, poi le parole sono anche difficili, 71 anni dopo, questo è il mio 15° anno che vengo a Superga, diciamo che quello che abbiamo detto è il grande Torino, su quello che hanno fatto, su quello che erano, sulle loro capacità, sulla loro giovane età, il loro vita espressata in questo modo, è veramente quello che tutti quanti pensiamo, sentiamo. E adesso dobbiamo cercare di onorare al meglio sempre, per prendere esempio. Torniamo al tavolo di oggi. Attualità, scusa. Il calcio può e deve ripartire, ma io credo che il calcio sicuramente debba ripartire, però deve farlo sicuramente in sicurezza, perché non è giusto e non è la cosa da fare di mettere a repentaglio la salute di chi gioca, piuttosto che di chi è intorno a coloro i quali giocano, piuttosto che di tutto quello che è un mondo che mano a mano gravita appunto nel calcio. Quindi sicuramente deve ripartire, però tutto va fatto con molta, veramente in grande sicurezza, perché vanno approvati dei protocolli che siano protocolli assolutamente affidabili al 100%, e per quel che riguarda gli allenamenti, quando saranno collettivi, oggi non lo sono ancora, e per quanto riguarda le partite, semmai le giocheremo ancora in questa stagione. E poi comunque, secondo me, oggi è molto importante pensare anche a quello che sarà la prossima stagione, perché comunque dobbiamo organizzare bene le cose anche per il futuro, cioè si pensa a questa stagione, a questo campionato, ma è molto importante cercare di partire bene per la prossima, perché comunque il tempo passa velocemente. Se noi pensiamo che l'11 marzo, quando ci fu la chiusura di tutto, era 2 mesi fa, in questi 2 mesi sono passati rapidamente, e comunque il mondo è ancora in una fase di grave difficoltà, con tantissima gente che non ce la fa, con tantissimi che si ammalano ancora, con chissà quanti sono contagiati e non lo sanno, perché le statistiche dicono che in Italia siamo 210.000, ma in realtà è probabile che siano 10 volte di più, o anche 15, o non so quanto. Quindi voglio dire, non siamo minimamente fuori da questa fase. Dobbiamo cercare adesso piano piano di ripartire con la grande prudenza che ci vuole, perché poi appunto, le persone, purtroppo tante persone, se noi pensiamo a tutti i medici, gli infermieri, cosa hanno fatto, e molti di loro non ce l'hanno fatta, proprio perché hanno lavorato, alcuni addirittura rientrando dalla pensione, mettendosi a rischio, magari anche perché erano una certa età. Pensiamo anche a tutti i sacerdoti, tantissimi, che hanno continuato a fare il loro lavoro e non ce l'hanno fatto, o tutte le persone che lavorano e lo fanno tutti i giorni per tutti i servizi essenziali. Insomma, comunque diciamo che benissimo il calcio, però dobbiamo pensare veramente anche per questo. Presidente, un'ultima battuta, voi lo state facendo come società, la pensione, ma tutti i tifosi si chiedono anche come stanno i calciatori per questa, ma anche soprattutto per la prossima
diciamo che i calciatori sono fermi da due mesi ormai e non era mai successo di avere i calciatori fermi da così tanto tempo, ma in una situazione di inattività, non dico totale, perché poi tutti fanno cose in casa, abbiamo dato le ciclette, i tapis roulant a tutti quanti, e quindi tutti possono tenersi, diciamo, in qualche modo in allenamento, ma un conto è farlo nelle mura di casa propria, un conto è farlo, per esempio, come accade in estate, anche all'aperto, correndo, che ne so, in spiaggia, piuttosto che dovunque uno va in vacanza, no? Per cui è sicuramente una vita e una situazione che non ha avuto precedenti e va affrontata quindi con molta attenzione e adesso anche la ripresa, cioè tutto è, se noi pensiamo quanto ci rimettono a ritornare in condizioni i calciatori dopo aver fatto un mese di stop, ma vivendo normalissimamente, pensiamo oggi che sono due mesi che sono fermi e che tra l'altro non posso neanche ricominciare ancora ad allenarsi in gruppo come deve essere in uno sport di squadra qual è il calcio, ma devo farlo in modo individuale con tutta una serie di complicazioni, quindi è tutto molto, molto complicato. Come squadra ricominciamo già oggi, si sa quando ripartirà il Toro? Allora, il Toro abbiamo approntato un programma come era da fare, avendo noi notizia che si ricominciava il 18 e non si poteva che fare allenamenti, diciamo, individuali e non nei centri sportivi. Abbiamo un programma che abbiamo evidentemente accelerato per fare tamponi a tutti, per fare visite anche di idoneità per chi aveva di idoneità scaduta in questa settimana. Quindi noi nel giro dei prossimi 3-4 giorni saremo pronti anche noi per fare tutti gli allenamenti individuali, ma appunto sono allenamenti che si possono fare a Filadelfia, ma con un numero molto limitato di ragazzi insieme, distanziati, dove non ne sono ancora aperte ovviamente nella palestra, negli spogliatoi, quindi insomma è tutto fatto in modo molto così, molto prudente per evitare problemi.